un pareggio fuori, oppure addirittura tre vittorie e un pareggio in casa, perché abita che Salerno, mi sembra. Quindi anche loro vengono da una serie utile di quattro risultati e noi dobbiamo proseguire su questo, cercare di andare a vincere con le nostre forze, con la nostra caparbietà, con il nostro gioco, perché sono convinto che per me il primo tempo disputato con la serenità è stato discreto, secondo abbiamo patito, come abbiamo detto, anche il fatto che quando vengono a chiudersi qui tutte le squadre abbiamo qualche più difficoltà rispetto a quando giochiamo fuori, ma questa è una nostra caratteristica. Però sono molto contento, molto felice dei progressi della squadra, perché se vedo quattro partite fa, io vedevo buio, non so se voi vedevate pericolo, ma io ho visto pericolo. E venirne fuori così con estrema velocità e con estrema facilità, io faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché non era facile. Perché la serenità, la ripeto, io ho parlato con i loro dirigenti, erano partiti con obiettivi per andare ai playoff e si ritrovano penultimi. Io ho parlato con loro e ho detto, noi abbiamo speso, non vi dico le cifre perché sono incredibili, ma eravamo partiti convinti di lottare per i playoff e si trovano penultimi. E quindi io sono contento che i miei ragazzi sono usciti dopo un periodo difficile così dalle sabbie mobili. Adesso ci giochiamo le ultime carte che abbiamo, sono importanti. Spero che la sorte mi dia una mano, perché io una stagione così. Adesso non voglio creare scuse o alibi. Una situazione così non l'ho mai vissuta, né da calciatore né da allenatore. Cioè, poi ci siamo arrivati e mi hanno detto che Belmonte molto probabilmente ha la varicella. Quindi ogni giorno che vengo al campo ho un piccolo problema e quindi la devo prendere anche col sorriso sulle labbra. Oggi sono molto tranquillo e sereno, dico la verità, perché ho visto la squadra allenarsi. E l'ho visti con una determinazione incredibile, quindi a me mi vengono negli occhi quando vedo i giocatori che abbiamo fatto tutta la settimana in 11, avere un'intensità come hanno avuto oggi, quindi sono molto tranquillo e domani voglio cercare di andare a vincere e lanciare su un campo difficile. Mister del Nancy.